Buon pomeriggio dal Pala Unimol, seconda sfida di giornata nell'impianto di Viale Manzoni. Si affrontano Scuola Basket Samoggia e Cric Udine. Chi vince approderà al barrage di domani. Per questa sfida sono in compagnia di Rosario Filipponio, che mi coadiuverà nel commento tecnico del confronto. A lui subito il microfono per un saluto. Sì, buonasera Stefano, grazie per l'invito. Ci troviamo questo pomeriggio con questa gara molto interessante tra Samoggia e Udine. Chi vincerà, come hai già detto tu, accederà al barrage di domani per gli spareggi. Palla a due, vediamo chi la spunterà. Primo pallone per Udine, prima chance offensiva per la formazione friulana, con Cassella che prova la conclusione. C'è il rimbalzo offensivo, ancora chance per le friulane, c'è il fallo sommesso sulla numero 8 Cappellotti. Una buona azione offensiva, Rosario. Sì, un'ottima azione, uno contro uno. È una ragazza molto interessante, molto forte fisicamente. Speriamo non si sia fatta male in questa prima situazione di gioco. Ecco. Sembra tutto ok. Per fortuna di Udine sarebbe stato un peccato, dopo pochissimi secondi, perdere la giocatrice, forse, come dicevi tu, più interessante, insomma, del roster. Sì, sicuramente tra le più interessanti. Sì, Udine è una squadra molto interessante, che nelle prime due gare, io ho visto la partita con Jazz Sesto San Giovanni, ha ceduto solo negli ultimi minuti di gara, dopo una partita abbastanza equilibrata. Ieri c'è stata una sconfitta netta con Basket Roma, ma sappiamo appunto che Basket Roma è una delle squadre candidate alla vittoria finale. Primo tiro libero a segno per la giocatrice di Udine, va dentro anche il secondo, dunque 2-0. Vediamo la reazione di Samoggia, che può orchestrare l'azione offensiva. C'è il tiro tentato, la percussione di Giorgia Palmieri, il fallo su di lei, dunque due tiri liberi. Sì, un'ottima azione Stefano, un uno contro uno, forse non è arrivato l'aiuto dal lato debole, quindi ci sarà la possibilità per Palmieri, che è il capitano della squadra di Samoggia, per due tiri liberi che potranno impattare la gara. Segno il primo tiro della numero 11 di Samoggia. Va dentro anche il secondo, dunque parità. Seguiamo ora l'azione offensiva della formazione di Udine. Sì, c'è subito una nota tecnica, Stefano, c'è questa difesa a zona 1-3-1. Samoggia che sta un attimo mettendo in difficoltà la squadra di Udine. Vediamo sulla rimessa il coach di Udine cosa sceglierà. Passa uomo, subito dalla zona si passa alla difesa uomo. Ottima nota tecnica, Rosario, che sicuramente ne sai più di me. Quanto a pallacanestro, c'è il tiro intanto sbagliato da parte di Cassella. Vediamo il contropiede di Samoggia. C'è il tentativo di Diacci, il tiro sbagliato, rimbalzo offensivo da parte di Udine, con Mazzi che può impostare una nuova azione offensiva per le friulane. Sì, c'è questo gioco corna di Udine con doppio pick alto, palla dentro per la solita numero 8 Cappellotti, che realizza ancora. Sono 4 punti di Udine, tutti realizzati da Cappellotti. Sì, vediamo se Samoggia riuscirà ad offendere, non lo fa per la buona difesa di Udine, che torna nuovamente in possesso di palla e può provare ad allungare. Rimessa di Cassella per ancora zona
zone press per la squadra di Samoggia. Udine però sembra attaccare molto bene questa difesa. Sbagliato ora il tentativo da parte di dunque possesso per Samoggia, nuovamente in azione offensiva sono le finte, e poi il tiro sbilenco da parte di Bortolani, che poi recupera ancora di Samoggia con Palmieri. Il tentativo sbagliato, c'è la ripartenza di Udine. Ora Cappellotti scatenata, va per poco, non va a realizzare altri due punti per Udine. Occhio però a Samoggia che ottimo contropiede, ottimo contropiede, va a realizzare la numero 0 di Acci per il pareggio 4 pari. Stefano, mi sembra una partita molto interessante, Stefano, con due squadre molto energiche che giustamente si stanno giocando l'accesso alle prime 12 in Italia, quindi ci tengono tantissimo a questa gara. Sì, una partita, come dicevi tu, affrontata alla grande dalle due squadre. Adesso c'è il tentativo in contropiede da parte di Bortolani, non è andato a buon fine. C'è Udine dall'altra parte subito. Giusto. Velocissima, passi, trazione di passi, passi fischiato a Agostini, dunque vanificata l'azione offensiva delle ragazze in completa divisa bianco-arancio. Vediamo Samoggia come orchestrerà questo possesso. Sbagliato addirittura dalla rimessa il passaggio. Tentativo non andato poi a buon fine da parte di Udine, che però recupera con la solita Cappellotti che sbaglia. C'è il rimbalzo allora di Azzani, riparte Samoggia, buono il tentativo di uno contro uno, poi tentativo dalla lunghissima distanza da parte di Patelli, c'è il fallo. Sì, è fallo fischiato dal numero 0 di Acci di Samoggia, il secondo fallo di squadra. Andrea Udine ha solo un fallo di squadra per il momento. Questa volta il coach di Samoggia preferisce la difesa individuale. Va, allora seguiamo Cappellotti per Cassella, va in percussione Cassella, il tiro sbagliato, il rimbalzo difensivo del capitano Palmieri, di partenza di Ghiacci, poi stoppata su Bortolani. Samoggia è una squadra che corre molto in contropiede, Stefano, quindi preferisce questo gioco, anche perché diciamo Udine è una squadra un pochino più fisica, quindi giocando in contropiede troverebbe meno la difesa schierata, quindi vediamo cosa succederà in queste fasi di gioco. Chiama adesso lo schema la playmaker Mazzi per Udine, vediamo il gioco sotto, pallone sotto per la compagna in maglia numero 64, sbagliato però il tiro, riparte Samoggia con la numero 11 capitano Palmieri, passaggio sporcato, sarà ancora rimessa per la formazione di Luca Palmieri in zona offensiva. Battuta subito la rimessa, c'è Ghiacci, va l'uno contro uno, pressata, riesce a servire la compagna in maglia numero 11 Palmieri, sbagliato il passaggio, contropiede allora della formazione di Udine, che poi ragiona con calma, tenta il tiro dalla lunghissima distanza Cassella, sbagliato, rimbalzo difensivo di Samoggia con Ghiacci, che già dall'altra parte, percussione di Palmieri, poi il tiro di Ghiacci sbagliato, ma ancora rimbalzo offensivo di Bortolani, c'è la stoppata su
Monti. Sì, è una fase di gioco un po' confusa, diciamo che i ritmi sono altissimi, quindi numerosi sono gli errori, però diciamo che a livello giovanile sono situazioni ovviamente di gioco che vediamo spesso e vediamo cosa ne viene fuori. È stato il tiro da parte di Scandellari sbagliato, ma possesso ancora per la formazione di Samoggia con Diacci che prova la penetrazione fermata e recupera il pallone Udine con Cappellotti, pallone di fatto regalato a Samoggia con la velocissima capitano Palmieri, va a subire fallo. Ottima la situazione difensiva di Palmieri che oltre ad aver recuperato palla in difesa si è procurata adesso un fallo e quindi due tiri liberi che potrebbero portare sul 6 pari la sua squadra. Intanto ci sono dei cambi per Udine. Vediamo Palmieri in lunetta. Realizzato solo uno dei due tiri liberi, il secondo, e ora va Matilde Castello. Di nuovo zona per Samoggia che dà dai suoi frutti. Pallone di fatto per la fretta perso da Samoggia e dunque possesso nuovamente per Udine. Sì, c'era stata un'ottima situazione difensiva con la zone press, una palla recuperata però subito restituita ad Udine. C'è Cassella per la compagna Agostini, palla sotto e due punti per la formazione friulana. Ora velocissima Samoggia libera il tiro, il canestro, la numero 18 Francesca Monti. Sempre su un'iniziativa molto importante del capitano Palmieri che sta diciamo dando i ritmi, dettando i ritmi della sua squadra. Cappellotti, rimbalzo e canestro, tutta la qualità della numero 8 di Udine. Sì, come abbiamo detto in precedenza, Stefano, lei è una ragazza molto interessante sia a livello fisico ma anche a livello tecnico. Ora c'è ora Udine in attacco, grande canestro da parte di Sara Numeretto, altri due punti sì per la squadra di coach Vidotto. C'è un primo break 12-7 per la squadra friulana. Vediamo se Samoggia riesce a restare attaccata alla partita. Tiro da tre punti sbagliato da parte del capitano Palmieri, nuovo rimbalzo offensivo e transizione offensiva proprio per Udine, che però non riesce a concretizzare con Comuzzi che non controlla il passaggio sbagliato della compagna. C'è una sostituzione, ci sono due, una sostituzione per parte, sia Udine che Samoggia lasciano spazio a forze fresche visti i ritmi elevatissimi, neanche vista la temperatura qui all'interno del Palaunimo. Rimessa in gioco per Samoggia dal fondo. Adesso anche Udine, come vedi Stefano, sta alzando un attimo la difesa provando a mettere un po' di pressione. C'è il pallone sotto per la numero 23, poi il rimbalzo da parte di Cassella, riparte Udine con Muneretto, pallone sotto delle friulane con ottimo movimento di Agostini. Ottimo movimento spalle a canestro per Agostini che ha preso un ottimo vantaggio sulla mano sinistra, è riuscito a realizzare vicino canestro e c'è il primo time out dell'incontro, ovviamente chiamato dal coach di Samoggia Luca Palmieri.
Si riprende a giocare Samoggia in possesso di palla, come dicevamo è alzato la difesa, vediamo se Samoggia riesce con la numero 11, capitano Palmieri. Davvero un ottimo primo quarto per la giocatrice in maglia numero 11. Ora Udine, seguiamo l'azione delle friulane con Agostini, il tentativo è sbagliato ma c'è il rimbalzo offensivo, poi il tiro dalla distanza ugualmente errato da parte di Cassella, e Samoggia recupera un ottimo pallone con il tentativo, poi il rimbalzo anche di Cattabiani che viene poi fermata, ripartenza di davvero ritmi elevatissimi, punteggio di 9 a 14 in favore delle friulane con Cassella. Di Cassella, altri due punti per la squadra di coach Vidotto. Ora penetrazione della solita Palmieri fermata, ma c'è il rimbalzo di Samoggia, c'è il fallo commesso sulla numero 7 Elisa Bortolani, dunque rimessa in zona offensiva, cambio per Udine, entra con la numero 70 Casella. Udine su questa rimessa si piazza a zona 2-3, attenzione perché c'è subito un buco, fallo e canestro. Non è stata una grandissima scelta questa difensiva, una disattenzione importante, ne ha approfittato subito la numero 23 Cattabiani, una ragazza molto interessante. Canestro e fallo, vediamo se riesce a convertire anche il tiro libero, a riportare Samoggia a meno 4. Rimbalzo sbagliato, il tiro libero, riparte allora Udine con il pallone facile, sbagliato però il canestro di Tommuzzi, clamoroso errore da sotto da parte della giocatrice friulana, c'è la ripartenza, il contropiede con Bellucci che va a subire fallo, due tiri liberi per Samoggia. Sì, Samoggia è una squadra che se riesce a correre in contropiede può mettere in difficoltà Udine, come abbiamo detto in precedenza, difesa schierata, la fisicità di Udine può avere la meglio, però Samoggia ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà Udine, vediamo, forse ci vorrebbe un pochino più di precisione ai liberi, vediamo un attimino. Infatti sbagliato il primo tiro libero di Bellucci. Va a segno il secondo, dunque 12-16 in favore di Udine, ultimi secondi nel corso del primo quarto. Seguiamo il tentativo da parte di Nazzi, sbagliato da tre punti, rimbalzo di Samoggia che poi perde il pallone proprio sulla pressione di Nazzi, allora può giocare Cassella, pallone per il tiro da tre, c'è l'ultimo tentativo per Samoggia, tentativo da tre punti che entra ed esce, davvero sfortunata in questo caso Samoggia. Si chiude il primo parziale con il punteggio di 12-16 in favore di Udine.
si riparte possesso per Samoggia con Patelli. Siamo per Biacci, va a andare all'uno contro uno, si fa vedere ancora Palmieri, il capitano pressa però bene, difende bene però Udine, pallone non precisissimo per il tentativo di Scandellari che poi va a realizzare due punti importanti per la formazione di Luca Palmieri. Ora seguiamo Udine con Mazzi, pallone sotto per Cappellotti e poi il Panetto da parte. Cappellotti che arriva al suo ottavo punto personale sui 18 di Udine. Un vero fattore per questa partita. Intanto vediamo Samoggia. Bravissima Diacci, bravissima. Partita come diciamo in grande equilibrio. Ora pressa bene Samoggia sulla portatrice di palla Mazzi, però riesce a servire Cappellotti, sbagliato il tentativo della numero 8, ripartenza veloce bellissimo proprio per Biacci che incespica sul pallone bellissima e poi becca la stoppata da parte di Agostini. Palla bellissima di Palmieri in contropiede per Biacci che purtroppo non ha realizzato questo possesso. Veramente brava Palmieri a fornire questo assist che però non si è concretizzato. Continuano gli errori, ora c'è il fallo subito dalla numero 66-64 di Udine che va in lunetta, dunque due tiri liberi per lei. Cheschia va a sbagliare poi il tiro libero, dunque rimessa per Samoggia con Bortolani pronta a battere, cerca compagni liberi, rischia ma trova il capitano Palmieri, prova poi ad andare, bellissimo il canestro. Ancora una grande azione di Palmieri che sull'uno contro uno sul lato sinistro trova due punti molto importanti ed è meno uno per Samoggia, 18-19 quando sono passati due minuti nel secondo quarto. Seguiamo, c'è l'infrazione di passi combinata ad Agostini, dunque Samoggia ha la possibilità di mettere la freccia in caso di realizzazione. C'è un cambio per Udine, entra la numero 86 Comuzzi che è anche il capitano. Velocissima la transizione offensiva da parte di Samoggia, canestro di Scandellari. Scandellari ha realizzato due punti molto importanti per Samoggia ed è il primo vantaggio per la squadra di coach Palmieri e c'è subito time out. Stefano, time out, ci vuole parlare su come si dice in questi casi coach Vidotto, vediamo poi quale sarà la reazione eventuale di Udine a questo primo vantaggio di Samoggia.
si torna in campo dopo il time out di Udine, rimessa per Samoggia. Vediamo, rischia di perdere il pallone per un soffio, non lo becca Udine, e poi il canestro mancato per un nulla da Giorgia Patelli. Patelli in contropiede dall'altra parte, c'è già Udine, tiro sbagliato da parte di Agostini, recupera ancora Samoggia in possesso di palla, ritmi altissimi, c'è la palla sporcata, rimessa laterale. Grande Stefano, con questi ritmi gli errori sono tanti, ma c'è anche un po' da capire le ragazze, perché oltre l'importanza del match, che ricordiamolo decreterà la squadra che approderà al barrage di domani, la situazione climatica è veramente tosta, lo possiamo dire, sia all'interno che all'esterno qui a Campobasso, con ben 35-36 gradi. Sicuramente non aiuta questo, non aiuta la temperatura, non aiuta le giocatrici in campo. Ora Agostini, poi pallone giocato da Ceschi, ancora ottimo Cappellotti in... Cappellotti, soldi a Cappellotti che va in doppia cifra, è la prima giocatrice che raggiunge la doppia cifra. 20 Samoggia, 21 Udine, ma ci sarà sicuramente da divertirsi. Udine ora recupera palla e c'è la stoppata su Casella, dunque Diacci offre un ottimo pallone a Scandellari, che però sbaglia clamorosamente, dunque Udine può tornare in possesso di palla, questa volta ragiona Agostini, poi pallone giocato ancora dalle friulane, con la solita Cappellotti, ancora Cappellotti, 12 punti per lei. Probabilmente c'è da rivedere questa marcatura difensiva sull'uno contro uno. C'è ora il rimbalzo sul tiro di Ghiacci, può ripartire Cassella, palla ancora buona dall'altra parte, due punti, tentativo sbagliato, ma c'è Cappellotti al rimbalzo, chiedeva il fallo, non è stato di questo avviso, non sono stati di questo avviso i direttori di gara. Allora Palmieri va a subire fallo, e si accomoda in lunetta per due tiri liberi. Cambi da entrambe le parti, viste come dicevamo le alte temperature, i due allenatori fanno ruotare tutte le pedine a disposizione. Palmieri in lunetta per Samoggia, primo tiro libero a bersaglio. Buono anche il secondo. Ora rischia e perde il pallone Udine con Palmieri, incredibile anche in difesa, c'è due punti ancora per Samoggia e per il capitano Palmieri, c'è qualche problema con il cambio di Udine. Sistemato con l'intervento, sì, del direttore di gara. Ancora un'ottima difesa di Samoggia con questa difesa a zona che sta mettendo in difficoltà. C'era un'infrazione dei passi probabilmente. Accordata a Udine,
zona offensiva per la formazione friulana, che perde, rischia di perdere un altro pallone, poi può andare con Agostini che subisce fallo e si accomoderà in lunetta. Intanto sugli spalti Stefano è arrivata la squadra dell'Oro Rosa Bergamo interessata a questa partita, in quanto domani la stessa Bergamo affronterà la vincente di questa gara. Ricordiamo che il girone A è stato vinto da Venezia, al secondo posto si è piazzata la squadra appunto di Bergamo, al terzo posto Casalnuovo che ha battuto nella gara precedente qui al Palaunimol Parma, che finisce al quarto posto. Sbagliato entrambi i tiri liberi, Agostini e Biacci, può andare dall'altra parte con calma. Adesso Samoggia, pallone destinato al tiro, ma c'è ancora Palmieri al rimbalzo, addirittura poi tentativo da tre punti di Monti non andato a buon fine, e Udine può imbastire una nuova azione offensiva. Si sono un po' probabilmente abbassati i ritmi rispetto al primo parziale, palla sotto per Cappellotti, sbagliato questa volta il suo tiro, c'è Palmieri dall'altra parte che si arresta e tira e poi sbaglia, c'è il rimbalzo di Udine con Agostini pronta a ripartire con Mazzi che orchestra per le sue con calma, va a spera che vada dalle parti di Cappellotti. Ora al termine dei 24 secondi, palla recuperata da Palmieri per Samoggia, ripartenza, giro sul piede perno per Cattabiani che però sbaglia, ci sono errori da una parte e dall'altra. Ora il tiro che va a segno di Casella. Pallone perso ora da Samoggia, c'è la stoppata però alle sue spalle c'è il canestro da parte di Mazzi, canestro buono per Udine, 24 Samoggia, 27 Udine, il tiro sbagliato ma c'è il rimbalzo, ancora sbagliata la conclusione di Cattabiani e poi ha avvisato una irregolarità dei direttori di gara. Samoggia forse è un attimo in difficoltà a livello di ossigeno, infatti probabilmente un ritmo troppo elevato, troppo un corriettira come si suol dire. Rimessa per Udine con Casella per Mazzi, va l'uno contro uno Mazzi velocissima, poi scarica per Agostini che sbaglia il tiro, c'è la ripartenza ora di Samoggia che recupera un gran pallone in difesa, palla di Palmieri verso Monti, poi sfera di fatto regalata nuovamente a Udine con la penetrazione sbagliata da parte di Casella e dall'altra parte c'è spazio per Carmina, poi il tiro da lunghissima distanza sbagliato. Sì, c'è qualche cambio adesso per il coach Palmieri, che ho visto un po' forse in affanno il capitano Giorgio Palmieri, che ha avuto dei ritmi veramente alti in questi primi due quarti e ha bisogno un attimo di rifiatare. Partita che resta in equilibrio, punteggio non altissimo, 2 minuti e 0,7 al termine del secondo periodo. Udine in attacco con Agostini, poi riesce a servire la compagna Casella, sbagliato il tiro ma recupera ancora Udine, le finte, il tiro sbagliato nuovamente, sfera ora in possesso di Cappellotti, passi e la numero 8 friulana e possesso per Samoggia.
Stefano, la sensazione che questa era una partita che fino alla fine vedrà probabilmente trionfare chi avrà qualche energia in più, perché vediamo già tante giocatrici in sofferenza fisica per i ritmi che ci sono stati in questi primi due quarti. Il tiro va a bersaglio per Samoggia. Carmina, due punti per lei, per la formazione emiliana. Ora Cappellotti va addirittura all'uno contro uno, poi serve la compagna Nazzi, percussione, penetrazione sbagliata, rimbalzo offensivo per Samoggia con Carmina che è già pronta a chiamare lo schema. Diacci chiede palla sotto le plans, la riceve, si gira bene, il tiro sbagliato però in precario equilibrio, allora va a recuperare poi il pallone per un attimo sostituzione nella per Udine, fuori Cassella, dentro la numero 86 Comuzzi. Rimessa in gioco per Samoggia con Diacci, pronta ancora a zona sulla rimessa, vediamo il tiro da parte della Cattabiani, sbagliato però possesso ancora per la formazione di Luca Palmieri. Carmina prova la conclusione Sciarrabba, però sbaglia, il rimbalzo è di Samoggia, ancora tentativo questa volta sporcato di Cattabiani e il rimbalzo è per Nazzi che già ripartita, poi è andata a subire fallo da Carmina e dunque a 19 secondi e 6 decimi dalla fine del secondo periodo, rimessa in favore di Udine che è avanti di una lunghezza, 26 a 27 nel corso del secondo periodo. Nazzi per Agostini, poi riesce a servire ancora Nazzi, va in penetrazione, trova un gran canestro, 26 a 29 per Udine, un secondo il tiro non va e le squadre possono andare negli spogliatoi con Udine avanti 29 a 26.
si torna sul parquet per la seconda metà della sfida tra Samoggia e Udine. Samoggia 26, Udine 29, primo possesso per Samoggia con il numero 11, il capitano Palmieri, ad orchestrare il primo possesso offensivo delle sue compagne. Diacci riceve ancora il capitano Palmieri, c'è poi il tiro sbagliato da parte di Bellucci, dunque possesso per Udine. Numero 70 Castella per Cappellotti, spinta con Lanca, sono due tiri liberi per Udine e Cappellotti sempre sugli scudi. Sì, Stefano, diamo un po' di dati del primi due quarti per Samoggia, 11 punti per Palmieri, miglior realizzatrice, 4 punti per Scandellari e Diacci. Mentre per quanto riguarda Udine ci sono 10 punti per Cappellotti e 8 punti per Agostini. Cappellotti va a segno. 1 su 2 per lei, 30-26. Possesso ora per Samoggia. C'è subito un accorgimento difensivo, Stefano, per Udine, che è passata 4 a zona e 1 a uomo su Palmieri, che è risultata la giocatrice più pericolosa nei primi due quarti. Brava proprio Palmieri a servire la compagna, poi 1-2, va ancora a realizzare. Azione di Samoggia, grandissima azione di Samoggia con Palmieri che è andata in a velocità, dice, e poi subire anche farlo. Sì, 13 punti per lei sui 28 totali della sua squadra. Come dicevamo, c'è stato subito un accorgimento difensivo per il coach di Udine, con la difesa 4 a zona e 1 a uomo proprio sulla capitana della squadra di Samoggia. La rimessa perché Palmieri è andata a realizzare, concludendo così il gioco da 3 punti. Si va allora dall'altra parte con Udine in possesso di palla, c'è la finta, doppia finta, poi il pallone ancora recuperato ed il canestro bellissimo da parte di della numero 64 Ceschia. Dunque ora Diacci va a servire proprio Palmieri, pallone recuperato da Udine proprio grazie all'accorgimento di cui parlavamo poc'anzi, beffata Palmieri che non è riuscita a ricevere il pallone della compagna, e dunque rimessa per Udine che prova una prima piccola fuga con il tiro da tre sbagliato, poi c'è però il rimbalzo, il servizio per Agostini che va a sbagliare, ma ancora rimbalzo proprio per Agostini che da sotto realizza due punti importanti. C'è intanto una giocatrice di Samoggia a terra, vittima di uno scontro di gioco nell'azione precedente, probabilmente una gomitata in faccia per lei, ma ci auguriamo ovviamente che non si tratti di nulla di grave e possa riprendere il suo posto. È la numero 23 Cattabiani, dunque si rialza, nulla di grave come si conviene in questi casi, lascia il campo per le cure del caso, ma sembra poter ritornare sul parquet in breve tempo. Intanto sarà proprio la formazione di Samoggia a riprendere le ostilità con Diacci alla battuta della rimessa, 29 a 34 per Udine. Ora Diacci in versione playmaker, c'è il passaggio per Bellucci.
Poi ecco Palmieri che va a ricevere, attenzione, c'è Diacci, buona l'azione, il tiro è arrivato da parte di Scandellari, sbagliato però. Sì, qualche difficoltà per la squadra di Samoggia a attaccare questa difesa a zona, o meglio 4 a zona ed un uomo sulla capitana Palmieri. C'è Udine che aspetta ben in aria, quindi qualche difficoltà a realizzare da fuori. Ottima difesa intanto adesso per Samoggia, dovrebbe giocare più in contropiede e meno a difesa schierata la squadra di coach Palmieri. Proprio capitano Palmieri in possesso di palla, sfera però di fatto regalata da Scandellari a Udine, che può andare a ripartire, salta a vuoto, c'è il time out dopo il canestro da parte di Udine, c'è il time out chiesto da Samoggia, punteggio di Samoggia 29, Udine 36. Si riparte dopo il time out, la rimessa è per Samoggia, va il capitano Palmieri, orchestrare Diacci, poi sfera per Sciarrabbia, poi ancora Palmieri prova, chiede il blocco alla compagna per andare all'uno contro uno, riesce ad andare al tiro, poi prende anche il rimbalzo, incredibile, incredibile azione di Palmieri. Stefano, c'è stata subito una variazione in difesa di Udine del coach durante il time out, che passa da zona 2-3 forse per sorprendere il coach Palmieri, che avrà preparato sicuramente l'attacco alla 4 zona e una uomo. Sicuramente ottimi accorgimenti tecnici da parte del mio compagno di telecronaca Rosario Filippo. Intanto la bomba di Udine va a realizzare da 3 punti, ora vediamo come Samoggia risponderà. Diacci in penetrazione, ottimo, ottima iniziativa di Diacci che è andata fino in fondo. Ora rischia Udine di perdere il pallone, poi riesce ad andare, ma va a pestare la linea laterale. Va a pestare la linea laterale Agostini, e dunque pallone ancora in possesso di Samoggia, 31 a 39. Ancora difesa 2-3 per Udine. Vediamo come attaccherà la zona Samoggia, un po' in difficoltà Diacci, poi palla che va dalle parti del capitano Palmieri, sbagliato questa volta il tiro, ripartenza da parte friulana con l'azione da parte di Casella, sbagliata, poi riesce per un attimo a recuperare il pallone, ma Samoggia lo intercetta e Diacci prova a farsi spazio sotto canestro, riesce poi a servire bene la numero 18 Francesca Monti, per lei 2 punti. Va 33 a 39, ancora Udine in azione offensiva, il pallone è buono
Cappellotti sbaglia questa volta e c'è il rimbalzo da parte di Bortolani che permette a Samoggia di andare in contropiede. Diacci ferma, rallenta poi un attimo Samoggia, palla sotto per Palmieri, grandissimo passaggio da parte di Elisa Bortolani, ottimo assist, e subito Samoggia non molla e resta attaccata la gara. Torna in campo, il possesso è per Udine, azione offensiva, attenzione Cappellotti, passaggio buono, poi va al tentativo Agostini, sbagliato, c'è il rimbalzo difensivo di Bortolani che può andare a servire il suo capitano Palmieri, chiama lo schema, la giocatrice in canotta numero 11 di Samoggia, Diacci lontano da canestro, c'è il tiro sbagliato da parte di Bortolani e poi occhio al contropiede di Udine, ferma tutto la buona difesa di Samoggia, c'è il tiro dalla lunghissima distanza sbagliato, il rimbalzo da parte di Bortolani, rimessa per Samoggia. Va di nuovo box one. Diacci. Poi passaggio ora Diacci in possesso di palla, riceve ora Palmieri, prova ad andare l'uno contro uno, la penetrazione, sbagliato il tiro da parte del capitano, allora Udine può andare dall'altra parte, c'è il canestro e fallo subito da Sofia Cappellotti e Udine allunga 35 Samoggia, 41 Udine. 3 minuti e 09 da giocare nel terzo periodo qui al Pala Unimol di Campobasso in lunetta. C'è Cappellotti che può completare il gioco da 3 punti. È così, Udine allunga decisamente. Più 7 per la squadra friulana che continua nella sua opera difensiva sulla capitana di Samoggia Palmieri, questo box one che sta mettendo un attimo in difficoltà, importantissimo canestro di Diacci, però è da 2 punti. Resta viva la formazione di coach Luca Palmieri grazie al canestro di Diacci che poi va in pressione su Muneretto, pallone aperto, tenta la conclusione, poi il rimbalzo ed il fallo proprio di Cappellotti, davvero grandissima prestazione da parte della numero 8 di Udine che si guadagna un nuovo viaggio in lunetta. Samoggia
37, Udine 42. Va a realizzare Cappellotti il primo tiro libero. Sbaglia il secondo e c'è il rimbalzo da parte di Samoggia che va veloce con Diacci. Marcatura su Diacci, poi Palmieri lontana da canestro, messa in difficoltà il capitano, c'è però la giocata tentata dal il canestro tentato da Scandellari, non è andato a buon fine, c'è poi infrazione di passi fischiata ad Udine, un passo di troppo sull'arresto da parte della numero 72, numeretto, anzi era numero 71 Agostini, chiediamo scusa per l'errore. Ora c'è il pallone sotto per Cattabiani. Cappina rientrata dopo l'infortunio di qualche minuto fa ed è subito andata a realizzare due punti molto importanti per l'economia della sua squadra. Proprio fallo della Cattabiani sul tentativo da parte di Udine con Ceschia di andare alla conclusione, non è andato ovviamente a buon fine per l'infrazione. C'è l'errore sul primo tiro libero. Realizzare però il secondo Ceschia. Ora va a portare palla Cattabiani, poi la penetrazione, sbagliato incredibilmente il canestro da Bortolani, è stata anche sfortunata nella circostanza, e nuova proiezione offensiva per Udine con Nazzi, poi pallone per Cappellotti, questa volta non va a buon fine il suo tiro, ma Udine resta in zona d'attacco. Messa per Udine con Nazzi, poi pallone per Cappellotti, le finte, pallone ottimo per il canestro. Ottimo backdoor di Agostini, che è andato a realizzare due punti molto importanti. 40-39 secondi alla fine del terzo parziale, 39 secondi e due centesimi da giocare ancora. C'è subito la variazione in difesa con l'uscita di Palmieri da parte del coach di Udine, si torna a uomo. Palmieri in panca a rifiatare, dunque Diacci, playmaker, ora spiccioli, ultimi spiccioli di terzo parziale, va alla conclusione da tre punti, sbagliando però la numero 44 Scandellari, dunque Udine può concludere in attacco la sua, il suo terzo quarto, lo fa con l'ennesimo bellissimo canestro di Cappellotti, 4 secondi e poco più, va la tiro addirittura per poco, non realizza Cattabiani, ma la terza frazione si chiude qui, 39 Samoggia, 48 Udine, un tentativo sicuramente di allungo da parte della formazione friulana.
si torna in campo per gli ultimi 10 minuti di partita. Sì, intanto Stefano diamo qualche numero del terzo quarto, terminato col punteggio di 19-13 per la squadra di Udine. Come tabellini personali Udine vede Cappellotti con 17 ed Agostini con 14, mentre per Samoggia c'è Palmieri a 16 punti e Diacci che ha raggiunto quota 8 punti. Ok, grazie Rosario per queste nozioni numeriche, oltre che per il tuo sostegno in telecronaca. Dal punto di vista tecnico è proprio Palmieri, va alla conclusione da due punti sbagliando, allora il canestro poi di Cattabiani, due punti in favore di Samoggia, 41-48 il parziale. C'è allora adesso Udine in attacco, ma recupera Samoggia il pallone molto bene proprio Palmieri, va da Diacci che poi riserve il suo capitano Cattabiani in uno contro uno, pallone aperto per due punti per subito Samoggia. Un parziale di 4-0 che riapre la gara, Stefano. 5 punti dividono le due formazioni. C'è il possesso per ora Udine con l'errore però da parte di Casella, poi recupera ancora la formazione friulana e sbaglia nuovamente, allora Palmieri con calma per Samoggia, va Cattabiani da tre punti, sbagliato il tiro, poi Diacci prova a contendere il pallone a Cappellotti che però lo prende per primo e poi Castella va ad orchestrare l'azione offensiva, proprio Cattabiani in difesa, ottimo il suo intervento. Stefano, dobbiamo una correzione ai nostri telespettatori perché abbiamo chiamato Cappellotti la numero 8 di Udine, Cappellotti per dovere di cronaca. Hai fatto benissimo a segnalarlo, però ovviamente ci non ce fornito una lista errata, ma non c'è problema, chiediamo scusa ai telespettatori. C'è Cappellotti proprio per tentativo, poi da parte di Comuzzi c'è la richiesta di fallo da parte di Udine. No, Stefano, praticamente c'è il suono dei 24 secondi, però giustamente il coach di Udine si lamenta perché prima del suono dei 24 c'è stato il tocco del ferro che in genere riazzera i 14 secondi offensivi. Ottima precisazione, allora va Cattabiani da tre punti, entra ed esce il tiro e poi Diacci non riesce a prendere il rimbalzo, cioè da quest'altra parte Udine già in azione offensiva con Nazzi che prova la penetrazione, poi il tiro sbagliato a tre punti per Udine e la rimessa è di Samoggia. Possesso per Samoggia con Cattabiani, poi Bortolani trova Palmieri a ricevere il pallone, le finte, il tiro va sul ferro e poi si appoggia. Sì, c'è Palmieri che torna a segnare dopo un pochino di tempo, dopo che il coach di Udine aveva su di lei inserito questa box one, adesso è stata brava a trovare questi due punti molto importanti per l'economia della sua squadra. 48-45 per Udine, a 6-42 dal termine. Gioco fermo, rimessa. Per Udine. Anzi no, rimessa.
passa per Udine, però laterale, non da fondo. Prova Castella, la penetrazione, si appoggia al tabellone ma non riesce a trovare i due punti. C'è allora Diacci che è già ripartita per Samoggia. Va Diacci, uno contro uno, arresto e tiro, sfortunata nella circostanza la numero 0 di Samoggia, che avrebbe meritato certamente miglior sorte nella circostanza. Allora prova Udine, va a guadagnare un fallo con Nazzi, toccata in fase difensiva, sarà rimessa per le friulane. Casella per Agostini, poi pallone sbagliato, tiro sbagliato da parte di Casella, c'è il fallo adesso commesso da Samoggia. 5:57, 45 Samoggia, Udine 48, tutto ancora aperto. Rimessa laterale per Samoggia, poi c'è ora per Udine, chiedo scusa, c'è il tentativo sbagliato da parte di Casella e c'è il grande recupero difensivo delle friulane. Poi ora provano l'azione con Casella, il tiro da lungo, Udine 45-51. Vediamo ora Palmieri, anzi Cattabiani va a subire fallo. Un momento forse un po' decisivo, Stefano, mancano 5 minuti e 20. Tutte e due le squadre sono abbastanza stanche, quindi questi ultimi 5 minuti probabilmente avrà la meglio chi riuscirà a gestire un po' le forze e commetterà meno errori. Sicuramente è così. Va a realizzare Cattabiani, 47 Samoggia, 51 Udine. Va la formazione friulana a l'azione offensiva, il tentativo da tre punti da parte di Casella, che non sbaglia. La seconda tripla consecutiva che diventa importantissima per Udine. Seguiamo ora la reazione da parte di Samoggia con Palmieri, capitano. Va addirittura a tentare da lunghissima distanza un tiro velleitario, avrebbe potuto fare probabilmente un po' meglio, avvicinarsi al canestro. C'è anche una sostituzione per Samoggia, esce Monti un po' già. Dunque giocata proprio un po' frettolosa da parte di Palmieri nell'azione precedente, ora va a pressare proprio Palmieri, c'è però Ceppellotti, spalle a canestro, va a ricevere e a tirare con fretta Agostini, perché stavano prendendo i 24 secondi. Allora Cattabiani per il tiro da parte di Scandellari, due punti importantissimi per Samoggia, 49 Samoggia, 54 Udine. Recupera il pallone in difesa la formazione di Luca Palmieri.
Ranieri e va a conquistare anche un fallo in zona offensiva. Time out chiesto da Udine, dunque 3 minuti e 48, siamo nel momento decisivo del confronto, 3 minuti e 48 al termine del confronto. Vediamo cosa avranno da dire i due allenatori. Riprende con la rimessa in gioco per Samoggia, c'è Bortolani, è servita da Palmieri, gli restituisce il pallone, arresta il tiro, sbagliato il tiro del capitano, un po' stanca Palmieri in questo finale di gara e comincia a sentire la stanchezza per quanto prodotto finora, anche viste le temperature abbastanza elevate. Ora proprio sul fischiato un fallo alla numero 11 di Samoggia, terzo fallo per lei. Mancano 3 minuti e 30 alla fine. Cappellotti pronta a rimettere in gioco il pallone, poi c'è il recupero da parte di Bortolani sulla quale c'è il fallo. Gioco un po' spezzettato in questa fase finale del confronto, pallone rimesso proprio da Bortolani per Cattabiani, Biacci va a servire ancora la numero 7 Bortolani, ancora Cattabiani, Palmieri, ancora Cattabiani da tre punti, sbagliato il tiro, c'è il rimbalzo non catturato, ma rimessa è in zona offensiva per Samoggia. Palmieri, poi serve la compagna Bortolani, sbagliato il tiro da tre, va Diacci a conquistare un gran pallone in zona offensiva, è proprio Diacci a servire Palmieri addirittura da centrocampo. Si vede che si stavano scadendo i 14 secondi, Stefano, quindi Palmieri è stata costretta a questo tiro. Vediamo che succede adesso in attacco con palla Cappellotti in posizione di interna. C'è la penetrazione sbagliata da parte di Mazzi e il recupero da parte di Samoggia. Due minuti alla fine del confronto, va Cattabiani alla penetrazione, fallo sulla numero 23 e due tiri liberi a disposizione per lei. Diventano molto importanti adesso i tiri liberi, Stefano, a 2 minuti e 3 secondi dalla fine, sul punteggio di 5-4-4-9 per Udine. Vediamo Cattabiani, il
non va il primo. Realizza il secondo, meno 4. Meno 4 a 2 minuti e 0-3 dalla fine. Ora orchestra. Orchestra Udine con Agostini, pallone per Ceppellotti anticipato. Allora Samoggia ha l'opportunità di avvicinarsi ulteriormente. Cattabiani va in penetrazione, tiro sbagliato, 1 minuto e 40 al termine. Può andare allora con calma Udine, c'è Ceppellotti, poi spera per il tiro da parte di Agostini, sbagliato, occhio a Cattabiani, c'è il fallo su Palmieri, non Cattabiani, fallo sul capitano, e dunque due tiri liberi a disposizione per la numero 11. Come dicevamo Stefano, i tiri liberi diventano fondamentali. Sbagliato il primo tiro libero da parte di Palmieri, va il secondo, meno 3. Allora può orchestrare Nazzi per Udine, poi riesce a servire Agostini, va in penetrazione Ghiacci, però ruba il pallone, commette infrazione di passi Nazzi, allora sì, giusto fischio, giusto fischio Stefano, infrazione di passi. Possesso importantissimo adesso per Samoggia, un minuto e 4 secondi, 5-4-5-1 Udine. Ghiacci per Palmieri, Palmieri per Cattabiani, va Cattabiani a pestare la linea di fondo, pallone è uscito. Brutto errore questo Stefano per Samoggia, da parte di una giocatrice che ci ha messo veramente il cuore durante questa partita, peccato, ma è ancora lunga, 48 secondi. Cioè, vediamo se si andrà al fallo sistematico, sembra di no, allora può andare alla conclusione Udine sbagliando. Allora Ghiacci, occasione anche per Cattabiani, adesso va in penetrazione, rischia di perdere il pallone, serve Palmieri, Ghiacci, poi ancora Ghiacci, la conclusione di Ghiacci sul ferro, errore, c'è il fallo fischiato a Samoggia. Dunque due tiri liberi. No, ancora no, questo è il quarto fallo di squadra, quindi dal prossimo fallo saranno due tiri liberi, quindi c'è ancora la possibilità di rimettere per Udine. Sicuramente Samoggia farà subito fallo, probabilmente. Eccolo lì. E adesso saranno due tiri liberi. A disposizione di Muneretto, sbagliato il primo. Muneretto a segnare il secondo. E c'è time out chiesto da Samoggia.
ultimi 15 secondi e 8 decimi da giocare nel quarto periodo. Samoggia 51, Udine 55, rimessa a favore di Samoggia con Bortolani pronta a rimettere il pallone in gioco. C'è Palmieri, ancora il tiro da parte di Bortolani che non va a buon fine e la rimessa è per Udine. 9 secondi ancora da giocare con 4 punti a dividere le due squadre a favore della formazione friulana, dunque chance per chiudere di fatto i giochi. Ci sarà il fallo infatti così da parte di Palmieri che potrà che manda in lunetta Udine con Ceppellotti ad incaricarsi della battuta di... anzi non era Ceppellotti ma Passella. Nazzi sul Nazzi dalla linea della carità va il più 5 a 8 secondi dalla fine. Secondi dalla fine del quarto periodo, Samoggia 51, Udine 56, Biacci alla battuta della rimessa laterale da Palmieri, raddoppiata addirittura per un attimo, poi tenta il tiro da tre fuori bersaglio e finisce qui perché Udine conquista il rimbalzo e porta a casa la vittoria vincendo 56 a 51 contro Samoggia. Grazie a Rosario Filipponio per la collaborazione tecnica di questa telecronaca. Buon proseguimento con le partite sul canale YouTube della FIP. Un saluto e un ringraziamento da Stefano Saliola. Una buona serata.
Siamo italiani, facciamoci sentire, è il nostro europeo. Bring the noise. Don't stay home, go to Eurobasket. Bring the noise. Vi aspettiamo al foro, mi raccomando, bring the noise.